Finalmente, dopo 10 giorni ad aver preso 20 timbri, 2 giorni non li ho potuti prendere perché stavo in vacanza. Tanto i timbri finiscono il 3 settembre, quindi dovrei riuscire a prendere un secondo set entro il 28. Entro il 28 in 10 giorni dovrò riuscire a prendere un altro set. Sì. Ho quello dello Shadow Silhouette della Crimson Avenger. Apriamo adesso il nostro set. Stiamo parlando del Moonlight Sonata. Questo qui, vediamo. Ok, l'abbiamo preso. Un poco come è fatto. Il Moonlight Sonata è permanente. Sì. Innanzitutto fatemi mettere a posto il set. Che qua tengo troppe cose. Allora, prima di tutto si parte dalla capigliatura. La capigliatura sta sempre sopra. Poi ci sta l'arma. Qui sopra. Che copre le gambe. Le muffole. E le scarpe. Eccolo. È un po' come è fatto. No, la spada è carina proprio. Maro. Giuro ragazzi, Elesis con questo sta carino, preferisco di più quello per Ara, però sulla tengo già le Dior's Salmazion Army, che ho preso parecchio tempo fa perché quelli di sì, perché quelli timbri li hanno fatti pure pochi giorni fa, perché alla fine hanno rimesso i timbri, e infatti prima con l'evento precedente dei timbri sono riuscito a prendere appunto a prendere le Dior's Salmazion Army permanente sulla Ara, quello là rosso, sì. Comunque questo sta proprio bene su Elesis, guardate qua. Sulla Grandmaster tengo quello del costume da bagno. Preferisco di più quello, però pure questo sta bene, ah. Dovrei vedere un po' con pure i titoli che ho preso. Comunque sta proprio bene, ragazzi, ah. Ci possiamo lamentare. Voglio far rendere questo accessorio permanente. Dobbiamo aspettare il 21 per avere il sangue. Perché il 21 viene inviato il secondo sangue, quello più potente. Detto questo, arrivederci e ciao, e arrivederci al prossimo video. Quando avrò di nuovo 10 distintivi il 28, farò un secondo video. Arrivederci.